Due giorni dopo la mia fuga dal carcere di Yuma, vedo un tale che mi segue. Oh, non ce l'aveva con me, facevamo solo la stessa strada. Gli sparo, cade da cavallo. Era il nuovo sceriffo di questo paese che veniva a sostituire quello morto. Così gli ho preso la stella, quello che aveva in tasca, e mi sono piazzato qui al suo posto in attesa dei miei uomini, Faina e il Timido, per andarmene in California a fare qualche buon colpo. Ma poi arrivi tu e mi rovini l'attesa. Non so come, ma sono sicuro che ci riuscirai. Fammi sentire l'alito. Ah, puzzi come una distilleria. Vediamo i documenti. Sporting club, tennis club, golf club, country club. Ah, però ti ammazzi di lavoro, papone? Papone a me. Questa tessera cos'è? È per entrare al palazzo del governo. Ah, e che ci fai lì? Le pulizie? No, ci faccio il vice governatore. Hai sentito questo? È il vice governatore. Questa è bella. Che un po', vice. Eccesso di velocità in stato d'ubriachezza di mattina presto. Te la vedrai col procuratore generale, vecchio alcolizzato. È un Mir-V6 sovietico proveniente da un veicolo di lancio SS-22N. La testata contiene 14,5 kg di uranio arricchito con un innesco al plutonio. La sua forza detonante nominale è di 30 kilotoni. Perché aiuti questi psicotici furiosi? Perché sono degli psicotici furiosi molto ben finanziati. E io mi becco un sacco di soldi. Sei merce avariata. Moriremo. Eh sì. Ci spareranno alla testa oppure ci tortureranno a morte. Ok. O ci lasceranno qui fino a quando esploderà la bomba. Harry! Hai mai ucciso qualcuno? Sì, ma erano tutti cattivi. Ricordo qualche anno fa, volevo fare qualcosa di veramente speciale per Jamie. Così gli costruì un capanno tutto suo. Era stupendo. Era... beh, insomma, la porta era un po' storta, questo è vero, sì. E il tetto non era proprio dritto, ma avresti dovuto vedere come gli si illuminò il volto quando la vide. Era così eccitato. Giocammo tutti i giorni in quel capanno, ci obbligò persino a mangiare il cenone di Natale lì dentro. No. Oh sì? Allora fui un eroe. Guardami adesso. Stavo seduto a leggere della pesca al Marlin nel Golfo del Messico. Ho alzato gli occhi e ho visto questo. Boom, sei morto. Quant'è che stai qua? Ci sono stato tutta la notte. Ho le gambe così addormentate che forse finirò la mia vita sulla sedia a rotelle. Non ti tanto, non ci riesco. Ok, allora rimani così. Dimmi che non sono fottuto. Beh, ok, ma direi una bugia. Va tutto ok, basta che non ti alzi. Sto seduto sul cesso. Abbi pietà di me. Roger, sei seduto su una bomba, chiamo gli artificieri. Chiami gli artificieri? Sì. Però, Martin... Sì? Va bene, chiamali, ma non sulla frequenza di servizio. Ok. Riggs! Teniamo la cosa riservata, ok? Sì, lo so, signora. E temo che ne avremo ancora per un bel pezzo. L'avete arrestato? No, lo tratteniamo in stato di fermo. E posso sapere perché? Non sono sicuro di essere obbligato a risponderle. Ma è poco probabile che lei lo ignori. Ho attraversato la città per vedere mio marito e esigo di... No, lei non ha niente da esigere. Mi scusi, non ho l'abitudine di parlare con questo tono. Cos'è che mi impedisce di vedere mio marito? Niente. Niente, signora, a parte una piccola cosa. È lui che non vuole vedere lei. Il tuo Tribig è morto. Ti è andata male, capitano. Io sono vivo e morirai tu. Il tenente Tribig non è più ai miei ordini, e questo da diverse ore. A chi lo racconti? Lo dici per salvare la tua sporca vita. Non avrai occasione di rubare la croce di ferro, capitano. Non ne avrai più il tempo. Dov'è il resto del tuo plotone? Sei tu, capitano Stransky. Sei tu il resto del mio plotone. Ti sbarcherò proprio all'isola dei conigli, così la facciamo finita. Se io osservassi il regolamento, dovrei prenderti e buttarti a mare, come si fa coi clandestini. No, vede, io prima ero un clandestino, ma dal momento che lei mi ha ripescato, ho assunto la qualifica di naufrago. Clandestino o naufrago? Qua per vivere a bordo bisogna lavorare, bisogna fare i turni di guardia, il punto nave, le manovre correnti, controllo del sartiame, eccetera, eccetera. Ah, ma lei è poco informato. Un naufrago non può avere mansioni operative. Ah no? Allora comincia a lavare i piatti. Basta mangiare, datti da fare, forza, e dammi la coperta che è mia e devo dormire. Brian. Sono felice di rivederti. Lo sono anch'io, accomodate. Lieto di conoscerla, signor Kelsey. Stuart, ora sono il professore Paul Stuart. Ah, sì, è vero. Mettiamoci seduti, prego. Già. Quando tu lavoravi al programma per la protezione dei testimoni. È vero. Insegno ancora architettura. Al telefono hai detto che la tua amica ha bisogno di una mano. Olivia Regent. Vedi, O'Shea si è intrufolato nell'azienda della sua casa di moda.
in ogni settore riguardante l'attività di Olivia e fa pressione su di lei con metodi da bandito. Olivia vorrebbe strometterlo. Potremmo farci un favore reciproco. È quello che spero anch'io, Brian. Tu sei bravo, Ispanico, ma non così bravo. Potresti essere magnifico. Mi ordinano di uccidere, io uccido. Tanto basta. Tanto basta per le province, ma non per Roma. Il giovane imperatore ha proclamato una serie di spettacoli per commemorare suo padre, Marco Aurelio. Lo trovo divertente, visto che è stato Marco Aurelio, il saggio, il sapiente Marco Aurelio, a interrompere i giochi. Eh? E così, dopo 5 anni passati a guadagnarci faticosamente da vivere in villaggi infestati dalle pulci, finalmente torniamo al posto che ci spetta. Il Colosseo.